che abbiamo fatto identica a Vienna, abbiamo fatto ovunque, quindi c'è una scelta di funzionalità, c'è un discorso quindi evidentemente molto prima di impatto ambientale, è incredibile, ma evidentemente noi liberiamo spazi, andiamo ad acquisirne nuovi, che sono questi 300.000, i nuovi spazi consumo di meno, abbiamo fatto una piccola equazione che vuol dire come non avere più 75.000 auto in giro per la città, ed evidentemente, ed è un po' il tema secondo me di maggiore innovazione sul quale noi abbiamo puntato da subito, questa è una grande opportunità. Quando ci siamo messi a 6-7 anni fa a ragionare su cosa voleva dire cambiare il volto della presenza di Unicredit nelle 25 città, ci siamo posti la domanda: ma qual è poi, come dobbiamo disegnare il luogo di lavoro dei nostri colleghi nei prossimi, era un'opportunità unica, nei prossimi 10-15-20 anni? E qui è nato un po' il progetto di smart working, che è quello di cui oggi ci piacerebbe anche raccontarvi, una cosa che ci ha divertito e molto appassionato, è un approccio che in realtà riguarda gli spazi, li vedremo poi, chi avrà la pazienza e la voglia li andremo anche a vedere qui nel palazzo, ma riguarda evidentemente la tecnologia perché evidentemente oggi a tutti è chiaro come la tecnologia rende tutti noi molto più mobili e come quindi sostanzialmente il confine tra gli spazi e l'utilizzo degli spazi è molto dettato dal tipo di tecnologia che io ho, basti pensare cosa riesco a fare oggi con un tablet rispetto al computer, ed evidentemente la riflessione poi forse più ampia e più interessante e tutta ancora da scoprire è il cambiamento dello stile manageriale, quello che noi vi racconteremo, cioè come abbiamo cambiato spazi e tecnologia connessa è stata e sta, in questo caso siamo all'inizio del percorso, ci sta imponendo un cambiamento di culturale.